alberghi, 200 ristoranti, 130 negozi e un'incredibile capienza di oltre 150.000 posti per gli spettatori. Benvenuti al nuovo stadio dei Saltans, il Goliath. Passiamo la linea ai nostri commentatori per la partita inaugurale. Grazie, Elena! Il Goliath Stadium è enorme, pieno zeppo di fan ed è assordante! Non vorrei essere nei panni della Nakama in questo momento. Abbassate quel volume, accidenti! Wow, che vicino irascibile! Il gioco comincia! La Nakama sarà sicuramente in grado di sopportare bene la tifoseria avversaria. Mico e i suoi compagni sono famosi per la loro concentrazione. E tu saresti in grado di sopportare quella tifoseria? Certo! Sto lavorando a una tecnica davvero sconvolgente. L'unica cosa che urleranno i fan dei Saltans sarà: no! Come avrà fatto Shakes? Ah! E tu invece, Spenza, sarà difficile soprastare un tifo del genere. Ah, stai parlando con un vostro fan, bello mio. Noi siamo i più rumorosi sulla piazza. Oh, Mico in una buona posizione. Caspita, Shake incita i fan a gridare più forte. Come se fosse possibile. Questo tifo è qualcosa di incredibile, Mac! Cosa? Adesso basta! Volete che chiami l'amministratore? Wow! Abbiamo da fare parecchio lavoro. Mico, che cosa è successo in quello stadio? Eravamo pronti e preparati. Ma quel rumore... Coraggio, fratello, hai già giocato in stadi di quelle dimensioni. Non riuscirete mai a capire finché non sarete in quel campo. Non ho mai visto Mico così spaventato da... da niente. Ecco perché ci serve una preparazione supplementare contro la tifoseria dei Saltans. Prof! Invece che sollevare pesi come vostro solito, oggi dovrete riuscire a superare il problema dell'interferenza. Indifferenza? Interferenza! È impossibile che le vostre voci possano sovrastare tutto quel rumore. In sostanza, la sfida maggiore quando sarete in mezzo a quella folla sarà comunicare tra di voi. Quindi ho elaborato una sorta di linguaggio dei segni da usare sul campo da gioco. Dovete impararlo. Può contarci? E ve lo dico così. Il tuo pappagallo ha il mal di denti? Forse mi serve ancora un po' di tempo per ripassare. Ok, fan degli Strikers. La nostra missione è il Goliath. 200 ristoranti, 130 negozi, cinema, sale giochi, una pista di pattinaggio, uno zoo. Non posso promettervi che riuscirete a tornare... Spenza! Super Fran! Ci stavamo soltanto preparando per la partita. Concentriamoci su come tifare contro i Saltans, non su come fare shopping, ok? D'accordo, gente. Ho qui alcuni fantastici cori nuovi da provare. Ma prima, riscaldiamoci. Uno, due, tre. Ok, ragazzi. Avete imparato il linguaggio dei segni. Alcuni di voi hanno imparato il linguaggio dei segni. Ma questo non basta, dovrete anche riuscire a giocare in mezzo a quella folla gigantesca ignorando il rumore. Andiamo, coach, non ci serve un allenamento su questo. Come professionisti abbiamo già un'ottima concentrazione. Di cosa parlavamo, scusate? Se ho fatto bene i miei calcoli, questa dovrebbe essere... una perfetta simulazione del Goliath! La sua nuova mossa. Siamo sicuri che un ambiente ostile come il Goliath sia il luogo migliore per testare una nuova tecnica? Beh, cerchiamo di scoprirlo. Saltan, 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 Salt
cos'era? Non abbiamo nemmeno svegliato Sandra. Di nuovo, e questa volta fatelo come si deve. State attenti, Saltans! Siamo pronti per voi! Ai ai ai! Che bello! L'avete visto? È fantastico! Super Strikers, vi do il benvenuto al Goliath! Sono sicuro che travolgerà tutti voi! Con i suoi divertimenti! Cibi, vestiti, accessori, cinema, una pista di pattinaggio, uno zoo! Il Goliath dispone di tutto ciò che si potrebbe desiderare. E voi, come miei ospiti, potete accedere a tutto con un passepartout che funge anche da carta di credito. È stato molto gentile, Sheikko, ma in questo momento abbiamo tempo solamente per il calcio. Sei riuscito a insegnargli il linguaggio dei segni? Lo stadio è pieno di ragni! Dobbiamo andarcene da qui! Come non detto. Allora, cosa ne pensi del Goliath? Bello! Voglio rimanere qui! Ci sono un sacco di cose incredibili da fare! Beh, questo passepartout forse ti potrebbe aiutare. Oh. Userò questo oggetto di incredibile potenza solo per uno scopo più che nobile! E per qualche merendina! È l'ora dell'azione! Giornata di partita al Goliath Stadium! Devo proprio dirlo! I Super Strikers sembrano impassibili come delle rocce! Dirlo? In questo stadio bisogna urlare per farsi sentire! D'accordo, ragazzi! Facciamo vedere ai fan dei Saltans come si fa! Uno, due, tre! Grazie al nostro tifo, i Super Strikers vinceranno! Non avete alcuno scampo, vi sbaraglieranno! Spenza! Ma dove sei andato? Oh, oh, amico mio, sei meraviglioso! Oh, perbacco, dovrei essere sugli spalti! Ma non resisterò per 90 minuti! È l'ora dell'azione. I Super Strikers stanno già facendo valere, così come i loro fan. Solamente la sconfitta adesso vi è rimasta, perché il possesso palla ora è di Messi Rasta. Si chiama James e quando tira la terra trema, la testa gira. Fantastico! Si riuscirà a segnare? Shakes ha tirato una stecca clamorosa! Non so cosa sia successo, ormai conosco quella mossa. Giocare in mezzo a questa folla è tutta un'altra cosa rispetto all'allenamento. Non complicarti la vita la prossima volta. Esatto, passa la palla al giocatore con la perfetta... concentrazione? Proprio quella. Molto meglio. Oh, ma sono in ritardo. Francesca si arrabbierà. Scorciatoia. È l'ora dell'azione.
Ehi, con questo dovrei poter andare ovunque! La tifoseria avversaria sta avendo la meglio sui Super Strikers. Ora i Saltans ce la faranno a passare in vantaggio? Non con North Shore in difesa! Magari verso sud! Non verrai bloccato, ma se corri verso nord, sei già spacciato! I fan dei Super Strikers si stanno davvero impegnando! Ma purtroppo non sono numerosi quanto i fan avversari! È come se i Saltans avessero un 12° giocatore in campo! Sì, infatti. In questa zona è vietato l'accesso a tutti quanti. A tutti quanti? Questo non vale. E non tornare qui! Mai più! Caspita, questo primo tempo è stato critico, Brenda? Già, vincerà chi ha il maggior numero di fan. Miko aveva ragione. È impossibile capire com'è finché non siamo in quel campo. Non so, ragazzi. C'è qualcosa che non va in quel tifo. Sembra che a urlare siano 1 milione di persone, non 150.000. Certo, e dove si nascondono, Shakes? Dentro lo zoo o alla pista di pattinaggio? I vostri pass. A dire il vero, io non ce l'ho qui con me. Solo con questo potete accedere alle zone riservate. Oh, perbacco! Spenza! Tutto il primo tempo! Ma dove sei stato? Non lo so esattamente. Questo posto è enorme! I corridoi sono interminabili! E vuoi anche la soda? No, scusami. Non sono stato un granché come fan... Ma prometto di dare il 120% nel secondo tempo! Shakes! C'è un vecchio yogurt nella mia borsetta! Prendi la polvere pruriginosa? Hai detto patate? O hai detto portate? Ci sono! Qui succede qualcosa di strano. Usa il passepartout e prova a indagare. Andiamo, Fran! È l'ora dell'azione! Spenza, fermati! Che ne è della tua promessa? I Super Strikers hanno bisogno di noi ora più che mai. Fran, essere fan degli Strikers non riguarda solo quello che hai qui o qua, ma anche quello che succede là dentro. Ok, va bene, Spenza P.I. Andiamo ad indagare. Dobbiamo trovare il modo per non farci notare da quegli scienziati antipatici. È l'ora dell'azione! Fai qualcos'altro, questo non sta funzionando. È stato a quel punto che ho capito che E doveva essere uguale a MC al quadrato. Ti capisco. A me capita continuamente. Macchinario riavviato per il secondo tempo. Alimentazione a posto. Amplificatori in accensione. Mila fan non erano abbastanza. Così lo Sheiko ha aggiunto qualche milione di decibel direttamente sotto il campo. Ci credo che i Super Strikers non riescono a sopportarlo. Dobbiamo riuscire a spegnere quel coso in qualche modo. E penso di sapere come. Vuoi dire? È l'ora dell'azione.
La partita sta per riprendere. Vediamo se i Super Strikers faranno una figura migliore nel secondo tempo. Non saprei, Mac. Sembrava che non potesse andare peggio di così per i rossi. E invece i loro fan li hanno appena abbandonati. Shakes, che cosa hai detto a Spencer? Qualunque cosa fosse, direi che non ha ben capito il tuo linguaggio dei segni. Nessun fallo e nessun fan. Le cose non potrebbero andare peggio per i Super Strikers. Questo è il nostro segno. Tocca a noi, signori. Forza, fan degli Strikers. Diamoci da fare. Forse tutte le squadre della League dovrebbero pensare di costruirsi uno stadio più grande. Ehi, signori cervelloni! Voi non potete stare qui. Questa zona è per gli addetti ai lavori. Non andremo da nessuna parte finché non avremo spento quel macchinario. Il nostro generatore di decibel è composto da una lega di titanio. Il titanio? Sì, è praticamente indistruttibile. Praticamente. Ma noi lo sappiamo che ha un punto debole. Il punto debole di tutte le macchine. Fan degli Strikers? Uno, due, tre. Carica! Fantastica parata di Big Bo! Soda! Appeggi cosa? Coraggio, ragazzi! È ora di tornare là fuori e alzare il volume! Ah, bel lavoro! Il tifo per i Saltans è sparito all'improvviso. Ho notato, cos'è successo? È merito loro. Non avete alcuno scappo perché vi sbaraglieranno! Perfino io capisco cosa vuol dire quello. Forza, ragazzi, vinciamo la partita per loro. Sì, stracciamoli. Allora, torniamo al nostro classico. Ci puoi contare, Spenza? 1, 2, 3, 4. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Ricordati, Shakes, concentra... Ah, non importa, segna e basta! Super Strikers! Super Strikers! Meraviglioso! I Super Strikers stanno ringraziando come si deve i loro fan. Direi proprio che adesso tocca a noi. 1, 2, 3, Super Fan! Ciao! Ci vediamo! A presto! Che sfortuna, Sheiko. Già, ho sentito che aveva un'acuta strategia. Peccato che sia sfumata! Grazie. Sai, ho qualcosa per te, Shakes. Che cos'è? Il conto del tuo passepartout. Ok, il bus sta partendo. Devo correre.
Cosa? Ma chi ha comprato ben 130 soda? Non avete alcuno scampo, i Super Strikers vinceranno!